Buongiorno a tutti, buongiorno da Andrea Meneghini, da Fiere di Parma Cibus, da Cibus Lab. Siamo qua in diretta ancora dalla fiera, nell'ultimo giorno, nonostante un afflusso che continua a essere pressante. Anche oggi coda all'entrata, code di auto fuori dall'autostrada, insomma, al di là della difficoltà, oggi piove anche, però sembra che veramente il successo della manifestazione fieristica sia praticamente conclamato. Oggi è Cibus Lab, l'abbiamo voluto in diretta dalla casa, che è quella delle Fiere di Parma. Con me un ospite che è protagonista della manifestazione, Matteo Torchio di Nalpi, a cui do il benvenuto. Ciao Matteo. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutte le persone collegate. Poi abbiamo collegati in remoto, presento in ordine, Alessandro Poli di Airai. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gabriele Conigliaro di Istituto Piepoli. Buongiorno. Dottor Giuseppe Di Napoli, analista finanziario di Numeri di Valore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Federico Cimini, conosciuto consulente strategico del mondo retail, non diciamo quali insegne, ma insomma molto conosciuto nel mondo del retail. Ciao a tutti, buongiorno. Bene, allora, oggi parliamo di Dairy, ne parliamo con un grande protagonista del mercato. Nella seconda parte, vi anticipo, ne parleremo con numerosi ospiti. Oggi invece con gli ospiti in remoto faremo un brainstorming su quelle che sono i dati, le risultanze delle relazioni tra il consumatore finale e il mondo del dairy in generale. Poi lo sviscereremo, ce lo racconterà Conigliaro nelle sue diverse sfaccettature, così come farà Alessandro Poli di Airai. Non perdo ulteriore tempo, perché siamo tutti interessati a vedere i dati. Passo la parola a Gabriele Conigliaro, Istituto Piepoli. Gabriele, a te la parola. Grazie Andrea. Vado a presentare allora i risultati di un piccolo sondaggio che abbiamo svolto negli scorsi giorni, appunto sul dairy, sondaggio diviso in due parti, la prima parte sul consumo di formaggio, la seconda parte invece più orientata a indagare il consumo di latte e yogurt. Piccola nota metodologica introduttiva, il sondaggio è fresco, è stato svolto proprio nei giorni scorsi, quindi a cavallo tra gli ultimi giorni di aprile e i primi giorni di maggio, è stato svolto con metodologia Katikawi, quindi mista telefonica e online, su un campione di poco più di 500 italiani, campione rappresentativo della popolazione italiana adulta per diciamo caratteristiche di genere, fascia d'età, grande ripartizione geografica e comune, ampiezza comune di residenza. Iniziamo con la prima parte del sondaggio, appunto, che riguarda il consumo di formaggio. Prima cosa, abbiamo indagato quanti intervistati consumassero formaggio. L'85% degli intervistati ha detto di consumare almeno saltuariamente, diciamo con frequenze diverse, il formaggio. Non ci sono, come dire, picchi a livello di subcampioni, a livello di caratteristiche sociodemografiche, diciamo c'è un leggera diciamo c'è un valore un po' più alto di consumo, diciamo, tra i più giovani, nella fascia 18-34 anni. Proseguendo, siamo andati ad analizzare dove viene acquistato prevalentemente il formaggio. Viene acquistato largamente nei punti vendita della GDO, infatti il 77% degli intervistati ha detto di acquistarlo abitualmente appunto nei punti vendita della grande distribuzione, una percentuale che sale all'83% tra i residenti al nord, un po' più bassa invece al sud. Per quanto riguarda invece gli altri negozi, vengono utilizzati dal 52% degli intervistati, invece per esempio piccoli negozi alimentari e produttori locali appunto per l'acquisto di formaggio. Comunque la GDO, diciamo, la fa da padrone in questo caso. Proseguendo, siamo andati a rilevare quella che è la preferenza, diciamo, nelle abitudini di acquisto del formaggio. Viene preferito, diciamo, l'acquisto presso lo scaffale frigo, quando non servito, oppure il banco gastronomia, il banco servito. Vediamo che c'è una prevalenza, diciamo, delle preferenze relative allo scaffale frigo, indicato dal 45%, utilizzato dal 45% degli interessati, diciamo, praticamente sempre, tutte le volte che si acquista il formaggio. In particolare viene utilizzato maggiormente al nord, con una percentuale che sarà il 48%.
Per quanto riguarda invece il banco servito, viene utilizzato di meno, il 36% degli intervistati lo utilizza sempre, quasi tutte le volte, viene utilizzato in maniera superiore tra chi risiede al centro-sud. Proseguendo, siamo poi andati a indagare quella che è la percezione dei formaggi venduti presso i supermercati e la percezione di quelli che sono i formaggi venduti appunto presso i discount. La maggior parte degli intervistati, la maggioranza relativa, quindi un po' meno della metà del campione, 44%, ritiene che in realtà i formaggi venduti nei supermercati nei discount siano fondamentalmente della stessa qualità, mentre un terzo degli intervistati ritiene invece che i formaggi venduti presso i supermercati, quindi non presso i discount, siano migliori appunto di quelli venduti presso i discount. Solo una percentuale marginale, il 7%, ritiene che i formaggi venduti presso i discount siano di qualità superiore. Proseguendo, siamo poi andati ad analizzare quella che è l'importanza appunto delle promozioni sui formaggi all'interno della GTO. Questa domanda rispondevano coloro che acquistano formaggi nella grande distribuzione. Abbiamo chiesto solitamente quando acquisto formaggi li acquista in sconto, sì sempre 5%, sì spesso 23%, quindi in questo caso il 28% degli intervistati, diciamo poco più di uno su quattro, quando acquista formaggi li cerca sempre in sconto o in promozione, mentre il restante, diciamo 70-75%, gli altri tre quarti, diciamo, non sono soliti cercare per forza la promozione quando acquistano i formaggi. In particolare, chi ricerca maggiormente le promozioni sui formaggi sono i più giovani, nella fascia 18-34 anni. Per concludere questa prima parte del sondaggio relativa ai formaggi, siamo andati a chiedere agli intervistati di indicarci i primi marchi appunto di formaggio che venivano in mente. Gli intervistati ci hanno indicato tipi di formaggio, brand, hanno indicato un po' di tutto, ma quello che appare chiaro è che nella mente degli italiani appaiono due marchi fondamentalmente: Parmigiano Reggiano col 26% delle citazioni e Grana Padano col 24% delle citazioni. Poi a seguire abbiamo tutto un elenco di altri brand e formaggi, ma decisamente più staccati. Quindi nell'immaginario collettivo ci sono due brand, la Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Gabriele, fermati un attimo, voglio fare un attimo il punto della situazione. Federico Cimini, hai un commento alle slide che abbiamo appena visto? Sì, allora, è estremamente interessante vedere come il discount sia stato molto molto bravo a entrare nell'immaginario collettivo e quindi a erodere quote di autonomia e di credibilità commerciale ai supermercati, diciamo, classici. Sicuramente i supermercati non sono stati in grado di fare altrettanto andando verso i discount, quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che la parte legata alle promozioni è non molto marcata. Questo è interessante perché i formaggi sono molto promozionati, però probabilmente per loro natura, per le scadenze ravvicinate, un po' si limita questo, cioè, mentre per dire un dentifricio, se va in promozione ne posso comprare due o tre, non è un problema. Col formaggio questo tipo di meccanismo lo faccio molto meno, lo posso fare solo sui duri. E concludendo sui duri, diciamo, il discorso di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che sono top of mind assoluti, è effettivamente interessante. Non mi sorprende questo, mi sorprende per certi versi l'Emmental al terzo posto, ecco. Ok, Matteo, qualche commento? Beh, effettivamente sicuramente, come riprendo quello che il dottor Cimini ha appena citato, il tema del formaggio duro è un trend che nel tempo si è portato veramente ad essere nelle prime posizioni. Mi stupisce non trovare note legate ai freschissimi, al trend legato a stracciatelle, burrate, che negli ultimi anni, direi momento pandemia in poi, hanno rappresentato anche forse dal punto di vista dell'atto d'acquisto, il momento zero davanti allo scaffale di libero servizio, il momento più goloso, il momento, se vogliamo, un po' più gourmet.
per una, un'autoproduzione, no? Vogliamo tornare a cucinare. E questo è il tema che ho visto poco in questa, dai dati di questo campione. Allora, io aggiungo un ulteriore commento. Mi sembra che la dicotomia prodotto da banco e prodotto servito stia confermando un trend oramai acquisito e definito. Poi lo vedremo anche con Alessandro Poli sui dati che ci porta IRAI. In buona sostanza, io tendo a pensare che il Sud Italia e il Nord Italia sono spezzati in due, che il Nord Italia, il retailer del Nord Italia ha riconosciuto nelle abitudini del consumatore la possibilità di creare delle ottimizzazioni sui costi, diminuendo gli spazi del banco servito a vantaggio di quelli a libero servizio, soprattutto nel mondo, faccio un nome, Agorà, questo ha fatto cultura, lo stanno facendo peraltro molto bene. Probabilmente poi ce lo vedremo con IRAI se c'è una risposta in termini di dati, in termini di cali delle vendite del banco servito, probabilmente determinato non tanto dal cambio di abitudini del consumatore quanto dalla rinnovata offerta del retailer. È certo che nel momento in cui Piepoli rileva dati senza influenze di sorta, perché la domanda Istituto Piepoli la rivolge a un consumatore che non è dentro un supermercato, ma è comodamente a casa, ragionando in maniera assolutamente ideale nella propria relazione con i formaggi. Quindi penso che l'attività del retail si debba rivolgere veramente a comprendere ancora più in profondità fino a dove si può spingere nel limitare a nord soprattutto l'offerta del banco servito e dove invece può spingere sul banco frigo, ricordando, l'avevamo anche detto nel mondo dell'ortofrutta, che ogni volta che si sposta la palla verso il self-service i discount vincono. Ecco un altro dato che si lega a quell'altro, perché la storia è la loro, quella del self-service, molto di più che legata al banco servito. Prego Gabriele, andiamo ancora avanti con i prossimi dati. Non lo sentiamo. Gabriele, non ti sentiamo. Audio, Gabriele. Mi sentite? Sì, perfetto, grazie. Ok, perfetto. Proseguo con la seconda parte del sondaggio, quella relativa al consumo di latte e yogurt. Abbiamo considerato nel suo insieme Gabriele, la categoria. Gabriele, perdonami sì, un secondo. Prego. Scusami. Prego. Volevo solo una cosa velocissima, Andrea. Una cosa però che va detta, perché rischiamo altrimenti di, come dire, non dirla tutta, sulla parte di libero servizio e di banco refrigerato dobbiamo fare una piccola distinzione, e quindi giustamente nelle domande fatte dall'Istituto Piepoli il cliente risponde ma non è portato a specificare in quel modo, cioè quando parliamo di porzionato, tu hai citato Agorà non a caso. Quando parliamo di porzionato, un conto è il banco libero servizio porzionato, un conto è il banco refrigerato sempre al libero servizio di fronte al banco gastronomia, che è il porzionato della gastronomia. Vero. Allora, noi lo sappiamo, noi lo facciamo questo di mestiere, il cliente non so quanto percepisca la parte di banco servito e di libero servizio come distinti, oppure come dire all'interno del libero servizio vero e proprio rispetto invece al libero servizio dato da gastronomia. Le vendite poi vanno di quei formaggi porzionati, vanno comunque al banco gastronomia, quindi statisticamente e rispetto al percepito del cliente c'è una distanza, e la quota di libero servizio di gastronomia è in fortissima espansione. Ecco, questo è un altro aspetto. È vero, è vero, è vero, ma quest'area grigia è voluta dal retailer. Eh beh, certo. Certo, certo. Gabriele, prego, vai avanti. Scusa Gabriele. Scusa. No, è giusta precisazione. Sì, confermo che dalla lato consumatore chiaramente fa fatica ovviamente a fare questa distinzione, il libero servizio è dove si serve da solo, o il banco dove
chiaramente Banco Servito, chiaramente Oceania Serviente. Dicevamo, la seconda parte del sondaggio riguarda appunto il consumo di latte e yogurt, che in questo caso consumo latte e yogurt vengono consumati dal 75% degli intervistati, quindi tre quarti, in particolare la percentuale di consumo è un po' più alta tra le donne. L'acquisto avviene principalmente nella GDO, 80%, qui in misura superiore rispetto ai formaggi, anche in questo caso abbiamo una quota superiore per quanto riguarda il nord, un po' più bassa per quanto riguarda il sud Italia. Per quanto riguarda poi, come specularmente, quanto visto per la prima parte del sondaggio relativo ai formaggi, abbiamo cercato di indagare quella che è la percezione di latte e yogurt venduti presso i supermercati e la percezione di latte e yogurt venduti presso i discount. Anche in questo caso abbiamo risultati simili a quelli che abbiamo visto prima. Poco meno della metà del campione ritiene che latte e yogurt del supermercato e latte e yogurt del discount siano fondamentalmente della stessa qualità, mentre circa un terzo del campione, poco meno di un terzo del campione, ritiene invece che latte e yogurt dei supermercati siano venduti presso i supermercati siano di qualità superiore a quelli dei discount. Proseguendo, ancora relativamente all'importanza appunto delle promozioni su latte e yogurt presso i negozi della grande distribuzione, in questo caso l'acquisto in promozione riguarda solo il 18%. Il 18% li acquista sempre o spesso in promozione, quindi vuol dire che quando va al supermercato li acquista tendenzialmente solo quando sono in sconto o promozione. È una percentuale molto bassa se paragonata ad altre categorie merceologiche ed è più bassa anche rispetto, per esempio, a quanto visto prima per la categoria dei formaggi. Anche in questo caso chi è particolarmente attento alle promozioni sono i giovani, 18-34 anni, e anche in questo caso la fascia centrale d'età, compresa tra i 35 e i 54 anni. Proseguendo, siamo poi andati a verificare il consumo di bevande o prodotti vegetali in sostituzione appunto di latte e derivati. Abbiamo chiesto alle capite di consumare anche bevande o prodotti vegetali in sostituzione di latte e derivati, quindi per intolleranze alimentari, motivi etici, eccetera. Abbiamo che l'88% del campione non consuma mai fondamentalmente questi prodotti, di conseguenza abbiamo un 12% degli intervistati che dice che a volte o spesso, insomma a seconda delle necessità, consuma queste tipologie di prodotti vegetali. In particolare viene consumato maggiormente latte di soia, 6% della popolazione, a seguire latte di avena, di riso e di mandorla, tutti e tre indicati dal 3% della popolazione. Andiamo a concludere il nostro sondaggio andando a vedere quali sono le marche più associate al latte. In questo caso abbiamo Parmalat, che in realtà stravince sugli altri brand, citato dalla metà degli intervistati, 50% di loro infatti ha citato Parmalat, seguito da Granarolo, 26% delle citazioni, quindi un buon numero anche per Granarolo, e poi a seguire un'infinità di brand, quindi abbiamo inseriti solo alcuni, ma diciamo che dopo Granarolo c'è veramente il vuoto, perché passiamo poi a un 2% di Berna, Centrale del Latte, Coop, Sole, eccetera, eccetera. In questo caso i brand del supermercato sono stati citati nel loro complesso dal 5% degli intervistati. Una percentuale non altissima, però se guardiamo la classifica posizionata lì a destra, vediamo che nel loro complesso le marche del supermercato si posizionerebbero, diciamo, al terzo posto, seppur con una percentuale bassa di citazioni. Concludiamo invece con le marche più citate per lo yogurt. Qui la situazione è sicuramente più equilibrata rispetto a quanto abbiamo visto prima. Vince Danone col 20%, Danone con tutti i suoi brand, Actimel, eccetera, eccetera, seguito da tre brand, Müller, Yomo e Parmalat, con percentuali più o meno simili tra il 16% e il 12%, a seguire Granarolo, latte di Abipiteno, Mila, eccetera, eccetera. In questo caso le marche del supermercato nel loro complesso sono state citate dal 4% degli intervistati. Con questo... Grazie Federico, grazie okay. Federico, grazie Gabriele, grazie Gabriele. Ho in mente Federico perché voglio subito rivolgermi a lui. E prima però faccio una riflessione, così me la contesta immediatamente. Evitiamo. Senti, io vedo ancora una volta un discount preparato, che il suo corso evolutivo lo ha compiuto in maniera definita, le idee le ha molto chiare e anche il target di consumatore mi sembra piuttosto chiaro, che è molto rivolto ai giovani.
è un modo di fare acquisti che si sposa molto bene con chi, con le esigenze delle nuove generazioni. Ieri parlavamo con Giampaolo Costantino sull'e-commerce, come il freno di questo nuovo canale sia anche un limite per chi invece, le generazioni, la Z Generation sicuro, invece fa ampio uso di questo sistema di acquisto. Al di là di questo, non mi sorprende molto il poco interesse sulle attività promozionali, perché la battuta unitaria è molto bassa e quindi quando non si è influenzati dagli eventi all'interno dei supermercati, il consumatore non tende a pensare che compra un litro di latte a un euro in promozione, perché il valore unitario è molto basso. Mi sembra invece evidente che il ruolo, come dicevo prima, dei discount sia sicuramente aggiornato e ormai plafonato. Non so tu, Federico, se sei d'accordo. Sì, no, sono d'accordo sulla linea di principio. Diciamo che il mondo del latte e il mondo dello yogurt diciamo che sono destinati a separarsi, diciamo che sono dei separati che convivono ancora in casa, ma piano piano stanno prendendo strade diverse. Per un motivo, allora, il latte c'è chi lo pensa come latte fresco, c'è chi lo pensa come latte UHT, quindi il concetto di consumo di latte anche qui andrebbe indagato e approfondito ulteriormente, per cui è chiaro che Parmalat sì, sicuramente ha anche il prodotto fresco, ma diciamo che sono quote che vengono prese principalmente sul latte non UHT. Per la parte di yogurt, dire yogurt è facile, poi sappiamo che dentro lo yogurt ci sono 6, 7, 8, 9 categorie, sottocategorie, e questo chiaramente cambia moltissimo la tipologia di cliente, la tipologia di fruizione, no? Ad esempio, questa preponderanza delle donne nell'utilizzo dello yogurt e il fatto che Danone sia la prima marca che mi viene in mente mi fa venire immediatamente un tipo di prodotto semifunzionale, insomma, non lo Yomo di quando siamo cresciuti noi quando eravamo bambini, insomma. Quindi ci sono alcune differenze che, messe così insieme, si appiattiscono. È ovvio, sulla parte promozionale vediamo che i numeri sono piccolini. Se potessimo scindere i rispondenti per il latte, i rispondenti per lo yogurt, i numeri non sarebbero così generosi sulla parte promozionale nei confronti dello yogurt, perché ci sono aumenti e ci sono però ancora buone profondità di sconto in fase promozionale. Quindi lo yogurt rispetto al latte vive ancora di queste dinamiche promozionali. Matteo, un commento. L'aspetto forse più interessante che ho, così mi ha fatto venire in mente la presentazione sulla parte legata al latte e yogurt, è forse un aspetto ancora culturale da dover portare all'attenzione, di nuovo, all'atto d'acquisto e all'esperienza d'acquisto, soprattutto nel canale discount, dove andrai sicuramente evidenziato quanto l'evoluzione, no, sia arrivata e sia in qualche modo compiuta ad un livello tale per cui oggi la differenza tra il supermercato tradizionale, l'esperienza d'acquisto al supermercato tradizionale o all'interno di un discount talvolta non sia così distonica. Sicuramente il tema legato, chiamiamolo, al fresco, quindi mondo yogurt, Federico diceva prima giustamente la differenza tra latte fresco e latte UHT, ma l'esperienzialità dell'acquisto di un prodotto che nella mente di tutti noi è di base un prodotto fresco, solo perché, intanto perché è liquido, intanto perché è un prodotto che viene utilizzato poi in un momento particolare e molto mild, come la colazione, piuttosto che la preparazione di un dolce, piuttosto che l'utilizzo in cucina, quindi qualcosa di forse molto artigianale, lì ci sia qualcosa ancora da dover fare. Il discount lì ha qualcosa da dover portare, cambiare l'immagine. Mentre sulla profondità parliamo, siamo nel dairy, quindi parliamo di formaggi, al libero servizio una profondità di gamma e un assortimento, una proposta commerciale importante rispetto magari al super più tradizionale. Nel mondo dello yogurt e nel mondo del latte forse una riqualificazione dell'offerta commerciale con un magari anche pensando a un riposizionamento sia dovuto. Ultimo tema che
mi conferma in realtà anche il trend legato allo yogurt, comunque l'abitudine di consumo è legato veramente al brand dello yogurt stesso. Il brand conta, e conta come, è una torta che ci si spartisce tra qualche invitato al tavolo, non tantissimi, mentre nel mondo dei formaggi, l'abbiamo appena visto, a farla da padrone, a chi spinge il piede sull'acceleratore della comunicazione e dell'atto di consumo sono i due più famosi DOP duri italiani. Penso che il tema legato alla freschezza, il tema legato al riposizionamento, il tema legato al brand all'interno di una proposta commerciale anche legata al discount possa essere una miscellanea che in qualche modo ricomposta possa dare veramente il boost al mondo dei, veramente una fase di booster al mondo dei discount per dare uno stacco ancora più evidente. E dall'altra parte lato super però è una roccaforte che nell'offerta commerciale più tipica del mondo dei super ecco, differenzia in maniera sicuramente interessante. Chiudo, mondo dei giovani. Il mondo dei giovani, la disaffezione in qualche modo alla marca tradizionale verso a un'esperienzialità del nuovo e il non aver paura anche di provare quello che non conosco. La leva prezzo evidentemente è figlia dei nostri tempi, più di quanto non lo fosse un tempo, perché la disponibilità d'acquisto e il potere d'acquisto che abbiamo, mi posso mettere dentro noi giovani rispetto magari alle fasce più mature è differente, e questo ti porta a compiere delle scelte anche più curiose, quindi non solo o meno e cerco l'offerta, ma magari provo perché sono curioso e mi piace testare, ecco. Bene, Alessandro, siamo partiti forte, abbiamo sviscerato già molti argomenti. Adesso arriviamo al momento della verità, arriviamo al momento in cui il consumatore entra nel supermercato ed acquista. Vediamo che cos'è successo, perlomeno fino al recentissimo passato. Sì, buongiorno a tutti ancora, confermatemi che vedete il mio schermo. Sì, procedi. Perfetto, ok. Parleremo principalmente di formaggi. Come vedete già dal titolo, quello con cui noi tutti come consumatori abbiamo a che fare negli ultimi due anni e mezzo sono elementi di grande discontinuità. Una chart introduttiva per parlare di questa cosa che è molto importante per capire poi come stanno evolvendo i consumi, non solo dei formaggi ma in generale. Dal febbraio del 2020 tutti noi abbiamo cominciato a sperimentare qualcosa mai visto prima. La pandemia da Covid è un fattore di discontinuità enorme che ha rivoluzionato in un certo senso il largo consumo, perché ha cambiato i nostri stili di vita, il modo in cui consumiamo, il modo in cui andiamo a fare la spesa. I lockdown hanno determinato più o meno restrittivi stop alla mobilità, questo ha determinato un grandissimo switch di consumi dal fuori casa all'in casa, e per quanto riguarda il nostro stile di vita soprattutto ha fatto conoscere un po' tutti lo smart working, che era già presente prima ma è letteralmente esploso. Quindi non stupisce che nel 2020, il primo anno della pandemia, il largo consumo nel retail abbia raggiunto il suo massimo record con una crescita interessantissima, più 7,7%, che non ha compensato assolutamente i consumi non avuti fuori casa, ma ovviamente per questo tipo di settore è stato un risultato, è una catena al tornasole molto interessante. Il 2021 poi cosa ha portato? A una progressiva, chiamiamola, normalizzazione o verso un nuovo si è tornati a essere a muoversi, ovviamente un po' di ripresa dei consumi così casa, però è anche vero che fenomeni come lo smart work si sono consolidati, anche il largo consumo ha fatto la stessa cosa. Ci sono anche altri elementi che comunque hanno caratterizzato via via l'anno, si è passati da una tendenza dei prezzi negativi ad avere i primi segnali di crescita dei prezzi già nella seconda parte del 2021, perché ricordiamoci, ne arriveremo fra poco, che l'aumento dei costi delle materie prime non è cominciato con la guerra in Ucraina, ma è cominciato ben prima, ma nonostante questo la GDO ha tenuto fortemente schiacciato lo scaricamento dei prezzi al consumo, e quindi solo nella seconda parte abbiamo cominciato a vedere degli aumenti di prezzo sullo scaffale come i consumatori. Tanto è vero che anche le promozioni dopo l'anno della pandemia del 2020 che erano scese sono tornate a crescere. L'altro elemento fondamentale è che man mano che questa situazione si è concretizzata abbiamo visto una quota del discount, e ne parleremo anche noi ampiamente, ha cominciato a consolidarsi. Poi è arrivato il 2022, credevamo di aver visto tutti, di star tornando veramente alla normalità, è successa una cosa di nuovo fortemente discontinua,
che è la crisi ucraina-russa e quindi la guerra in Europa, cosa che nessuno di noi ha sperimentato prima, perché dalla seconda guerra mondiale che non c'era, e questo ha determinato un'ulteriore esplosione del costo di materie prime, anche un problema di approvvigionamento, quindi disponibilità d'offerta, un aumento incredibile dei costi obbligati per le famiglie e un contestuale ovviamente diminuzione del nostro potere d'acquisto, che comincia a farsi vedere anche sulla tendenza dei consumi, diciamo, alimentari e comunque largo consumo, che nel primo trimestre, come vedete, hanno segnato un piccolo meno 0,6%. Ovviamente cominciamo a vedere delle crescite di prezzo di inflazione importanti anche nel retail, anche se non ancora allineate a quelli che vediamo mediamente a livello Istat, e una riduzione delle promozioni. In questo contesto in cui la convenienza torna ancora più al problema del consumatore, il scalo sta ulteriormente consolidando le quote di mercato. Questo per dare lo scenario che stiamo vivendo. Parliamo del latte derivati. Allora, un comparto che nel 2020, complice la pandemia, era cresciuto moltissimo, oltre l'8%. Quest'anno, già nel 2021, aveva segnato qualche segnale di difficoltà, un meno 1% il fatturato, che è intorno ai 12,3 miliardi di euro nel retail comprensivo di discount. Nel 2021 aveva ceduto l'1%. Se guardiamo i formaggi, che sono comunque la categoria regina del comparto con oltre 7 miliardi di fatturato nel 2021, vedete che il meno 1,4 è abbastanza in linea con quello che stavo dicendo, che è la flessione del comparto nel 2021, cosa sia volume che a valore. Gli altri comparti un po' meglio, il latte stabile, sono andati un po' meglio yogurt e dessert. Il 2021 ha fatto soffrire soprattutto quello che era esploso letteralmente l'anno prima, perché si cucinava molto di più in casa, quindi tutto il mondo dei condimenti freschi, sto parlando di un murro margarina e dei prodotti da ingredientistica, quindi la panna e la besciamella, che hanno cresciuto tantissimo, già l'anno scorso sono tornati molto indietro. Poi però c'è il 2022, la situazione che ho descritto prima sta determinando un peggioramento della tendenza, il comparto si muove sul primo trimestre con un meno 3% di fatturato e la differenza è particolarmente evidente soprattutto sul mondo dei formaggi, che sono passati dal meno 1,4 al meno 4,9%, con una novità che è proprio legata al cambiamento delle tendenze dei prezzi, perché come vedete ad un meno 4,9% dei formaggi corrisponde in realtà a una diminuzione di consumo in termini di volumi, quindi di chili comprati, di oltre il 7%. Quindi, come vedete, si sta cominciando a vedere un fenomeno inflattivo che fino all'anno scorso, dove i trend erano gli stessi, non era evidente. E questo fenomeno inflattivo è frutto ovviamente della tendenza da una parte dei produttori a cercare di portare avanti degli aumenti di listino, che alle tensioni sui margini con l'aumento del costo di materie prime sono enormi, dall'altra parte una GDO, comunque un retail, ben consapevole che si sta muovendo all'interno di un trade-off, perché comincia a diventare molto difficile non scaricare a valle gli aumenti di prezzo, ma d'altra parte la competizione orizzontale è violentissima e sempre più violenta, e il contesto è che le prospettive dei consumi non sono così positive, quindi si trova a metà tra difendere le posizioni competitive ma anche dover anche lui fare i conti con i margini. Sta di fatto che se guardiamo i formaggi, quello che sta succedendo, se guardiamo i trend, la tendenza del prezzo e delle promozioni mese per mese fino a marzo, è sicuramente c'è una progressione nell'aumento del prezzo. Guardiamo la GDO tradizionale che si sta muovendo con un picco di record più 3,5 i prezzi mediamente a marzo, ma in un contesto in cui non è facile appunto trasferire gli aumenti di listino, la tendenza è anche a scaricare inflazione riducendo le attività promozionali, una leva che il produttore può gestire in maniera più autonoma rispetto a quello di far passare gli aumenti di listino. Quindi inflazione che sta condizionando i consumi, un'inflazione che è sì importante la GDO, ma è interessante vedere come sia molto più forte sul discount. Si muove già da prima, è molto più violento. Vedete, l'aumento dei prezzi si muove intorno al 6-7% e la promozione, che comunque è già più, molto più ridotta rispetto al GDO, si sta ulteriormente riducendo. Ci ho detto, torniamo a ragionare sui dati consolidati del 2021 e parliamo di formaggi. I dati che abbiamo visto, ricordo, riguardano sia il peso imposto, quindi lo scaffale refrigerato, che il peso variabile. Il peso variabile che è composto sia dalla parte di banco assistito, ma come diceva prima anche Federico nel suo commento, anche da una componente che è cosiddetto banco takeaway, vicino al banco assistito, dove comunque la dinamica è quella indipendente del banco, che è assimilabile a quella del banco refrigerato. Se andiamo a spacchettare questi due mondi, peso imposto e più variabile,
In prima battuta potremmo dire che il peso imposto ha tenuto meglio, quindi a un meno 1% corrisponde a un meno 2% del trend del fatturato nel 2021. In realtà le cose non sono esattamente così, perché all'interno del peso imposto noi abbiamo la dinamica della GDO, diciamo classica, tradizionale, ipermercati, supermercati e liberi servizi piccoli, e abbiamo il discount. E se andiamo a scomporre questo dato, ne vediamo delle belle, perché in realtà vediamo una GDO molto in difficoltà, con un meno 4%, e un discount invece ancora fortemente dinamico, con un più 7,5%, che ci porta addirittura a dire che comunque nella GDO tradizionale il peso variabile ha tenuto meglio del peso imposto. Ma quello che è il fattore veramente, diciamo, disruptive, che fa rompe le tradizioni, è proprio l'andamento del discount. Ne torneremo a parlarne fra poco, non prima di aver visto un altro lato interessante, che è quello di dire ok, il mercato complessivamente ha sofferto, è stato in flessione, però ci sono ancora delle aree, dei prodotti che hanno consolidato e sono ulteriormente cresciuti rispetto al 2021, ce ne sono molti e denotano quelle che sono alcune tendenze che il consumatore segue nell'ambito del comparto. Da una parte sicuramente la tipicità, sicuramente. Se guardiamo alcuni mercati, stanno crescendo in maniera importante, un mercato grosso come la mozzarella di bufala che vale 240 milioni di euro, è cresciuto ancora dell'8%. Ci sono poi mercati un po' più piccoli che addirittura hanno crescite di doppia cifra, la burrata 21, la stracciatella più 35, anche primo sale, caciocavallo. La tipicità in qualche caso è anche una declinazione estera, ci sono alcuni maggi di deriva di origine estera che crescono in maniera importante, non sono grandi, se non la feta che comunque ha una dimensione interessante, 60 milioni di euro, che crescono ancora molto bene. Quindi anche qua più 8% la feta, il camembert, il formaggio francese, il gouda, il formaggio olandese, con tassi di crescita interessanti, e che quindi tutta questa era qua richiede un po' quella della tipicità. L'altra tendenza è quella del servizio, che è comunque una tendenza in atto da tanto tempo nel mercato, ma che si sta ulteriormente consolidando. E quindi un concetto di prodotto trasversale sulle tipologie come i formaggi proposti già in fette, attenzione che li chiamiamo i naturali, quindi non parliamo del mondo sottiletto, ma i prodotti non fusi, quindi tutte le tipologie di prodotti in fette, che comunque sono un prodotto servizio molto utile al consumatore. E l'altro è i fiocchi, che sono un prodotto particolare, comunque anche questo è un prodotto servizio. Infine, una segnalazione per un mercato molto piccolo, per carità, che è quello del tofu, che vale 11 milioni, cresce quasi del 30%, e questo si inserisce invece in quello che sono le tendenze un po' più, chiamiamolo salutistico, o per meglio dire quelle delle nuove tendenze dei regimi alimentari, perché questo è un prodotto fondamentalmente sostitutivo e quindi che si rivolge a dei target che, diciamo, seguono le diete vegetariane fondamentalmente. Ma tornerei a questo punto a rifocalizzarmi su quello che è sicuramente l'elemento più dirompente che abbiamo visto nei dati, che è quello della crescita del discount. Se riprendiamo i formaggi a peso imposto, andiamo a vedere come si sono comportati i canali l'anno scorso, vediamo che su un contesto complessivo di meno 1, dove il mercato ha perso circa 38 milioni di euro, abbiamo un discount più 7,5 che ne ha portati 80 aggiuntivi, 79 per la precisione. Bene anche in online, che nel suo picco vale circa 65 milioni di euro, quindi una quota circa sul peso imposto dell'1,5 e che quindi anche sotto media rispetto all'arco confezionato, ha consolidato il dato di crescita l'anno scorso, dell'anno prima con più 10, tutti gli altri canali sono in difficoltà. Soprattutto i supermercati in termini di quello che è il contributo negativo in senso assoluto con meno 54 milioni, che però corrisponde fondamentalmente a un dato di meno 3%, ma soprattutto il canale di prossimità, cioè quelli che tecnicamente AIRAI chiama libero servizio piccolo, quindi i supermercatini sotto i 400 metri, che rappresentano più il concetto di prossimità. Questo canale sta perdendo oltre l'8%. E questo dato è interessante perché riporta a ragionare su quelli che sono gli elementi, le motivazioni che stanno determinando questo successo del discount. Ce ne sono tantissimo, ne potrei citare tantissimo. Ce n'è una molto banale. Il canale di discount è l'unico che è in ultra network. Supermercati, supermercati sono stabili o contraggono addirittura la rete. I discount aumentano, l'ultimo anno sono cresciuti di numerica di rete del 3%. Questo già fisiologicamente porta a una crescita organica e
a rubare quota di mercato, però ce ne sono molti altri e hanno a che vedere molti con l'evoluzione del canale e l'evoluzione dell'approccio del consumatore al canale. Il discount cresce un po' dappertutto, in tutte le tipologie, questo è abbastanza, con un tasso di crescita così importante, ha un senso, perché come vedete sia nei freschi che nel mondo del grano, dei duri, degli stagionati, tutto molto bene, anche se i freschi sono i maggior contributori. All'interno chi sono i top performer come categorie? La mozzarella nei freschi, che contribuisce con più 24 milioni, nel mondo dei duri molto bene il padano, e in maniera trasversale il prodotto servizio dei grattugiati con un più 14 milioni. Nei prodotti stagionati, anche qua, il senso del fette naturali, il formaggi coi buchi e così via. Ma torniamo alle ragioni del discount, perché è interessante, perché quello che stiamo mettendo in evidenza nell'ultimissimo periodo, che stiamo focalizzando, è che il discount, la tendenza del discount e la tendenza della prossimità sono in qualche modo correlati. Perché se andiamo a chiedere ai consumatori del discount quali sono le ragioni per cui ci vanno, scopriamo che, certo, la convenienza rimane il fattore principe, l'87% ci dice che ci va perché i prodotti sono più economici, perché il carrello complessivo che portano a casa è più economico, e nel breve abbiamo visto che questo diventerà fondamentale. Ma ci sono tutta una serie di item, di ragioni, che ci portano a dire che il discount sta man mano sostituendo la prossimità nelle scelte del consumatore. Sono posizionati in luoghi facilmente accessibili, questo ha molto a che vedere con le strategie proprio di apertura di alcune insegne. I prodotti sono esposti in modo ordinato, sono facili da trovare. 10 anni fa questa cosa qua sarebbe stata impensabile, e questo ha a che vedere con proprio l'evoluzione nella modalità con cui si propongono i discount. Hanno un assortimento completo, ma non eccessivo al supermercato. Noi sappiamo che gli italiani comunque non amano stare in punti vendita, e lo amano ancora meno da quando c'è il Covid. Infatti sono più ridotti come dimensione, hanno più una dimensione proprio da prossimità, e la spesa è più rapida. Interessantissimo come il 55% delle persone ci parla del pane sfornato tutte le ore. Questo è stato un elemento fondamentale per il discount, per creare la frequenza d'acquisto. Ancora una volta il tema della prossimità. E poi c'è meno gente, quindi sicuramente ci sono tutta una serie di motivazioni che vanno in questa direzione. Il discount è sempre più la nuova dimensione della prossimità. Grazie. Alessandro, scusami, vai ancora. Prego. Avanti, scusami. Sì, voglio farti finire, che dopo sì, hai messo nel tavolo un sacco di argomenti. No, finisci. Vale la pena che finisca, perché tanto faccio un ragionamento veloce sull'assortimento e poi lascio il campo ai commenti, che sicuramente saranno interessantissimi. Come sta evolvendo l'assortimento del discount? Un primo elemento è che sta crescendo molto più rapidamente che negli altri canali. Vedete che mediamente, se prendiamo il secondo semestre del 2021, in percentuale l'assortimento medio del discount sta crescendo intorno al 7-8%, gli altri canali intorno al 2-3% più. L'assortimento medio di un discount di 82 prodotti ormai è molto vicino a quello del canale che chiamiamo di prossimità, del libero servizio piccolo, 90 referenze. L'altra cosa interessante è che il discount si muove seguendo quello che vuole il consumatore. Cioè non è che fa una proposta completamente avulsa e diversa da quella del supermercato, anzi è un'offerta molto molto allineata. Se guardiamo le principali macro categorie, si è vero un po' più spostata sul fresco. Qui abbiamo ovviamente dovuto mettere insieme, nel confronto del supermercato, il peso imposto e quello variabile, se no avremmo avuto delle distorsioni. Questo perché comunque il peso imposto è naturalmente più spostato sui prodotti freschi, mentre il peso variabile, il banco, è più spostato sugli stagionati. Quindi avremmo tirato fuori un'indicazione sbagliata da questo punto di vista. Mentre in realtà è un po' più spostato sul fresco il discount. Per quanto riguarda le piccole categorie è abbastanza. Sull'area dei prodotti DOP, non DOP, addirittura più esposto, cioè un po' più DOP, il 17% rispetto al 15% di un supermercato. Se guardiamo le nuove tendenze, quindi anche la tendenza per prodotti health and wellness, quindi prodotti che fanno star bene, prodotti benessere, quindi pensiamo subito anche all'intolleranza, pensiamo ai prodotti senza lattosio, che molto si sono sviluppati negli ultimi anni, anche qui c'è un'offerta abbastanza allineata. Anzi, se mettiamo insieme i prodotti senza lattosio e quelli che sono le tipologie dei formaggi che sono naturalmente senza lattosio, vedasi per esempio i duri,
grana, addirittura abbiamo una componente superiore, un 30% di assortimento rispetto a un 26%. L'unica differenza, che è abbastanza comunque ragionevole, così concludo, è sui prodotti e sulla provenienza del latte con cui vengono fatti i formaggi. Sicuramente, per caratteristiche di approvvigionamento, la componente di prodotti che sono fatti con latte che non è di origine italiana è decisamente superiore nel discount, pari a 2/3 rispetto a un rapporto 50-50 nel mondo del GDO classico, quindi nel supermercato. Ecco, direi che posso lasciare a voi, ho terminato, è molto interessante sentire i vostri commenti. Vi ringrazio. Caro Alessandro, io intanto ti ringrazio perché questo significa, come i brainstorming che precedono le nostre attività live su LinkedIn, siano utili e servano davvero a costruire un gruppo. Cibus Lab deve essere questo e oggi tu hai portato delle slide che vanno anche oltre la mera analisi, ma il mero riporto del dato, ma siamo entrati proprio in analisi. Io ti ringrazio davvero, un bellissimo lavoro fatto di concerto con l'Istituto Piepoli e noi da Raccordo, sono veramente contento. Caro Federico, qui io e te abbiamo dibattuto qualche volta anche discordando pesantemente. Sapevo che l'avresti detto subito. Sicuramente, però io faccio un ragionamento molto semplice e parto dall'ultima slide. La corsa, se è vero che la corsa dei discount è una corsa fatta con la forza finanziaria, con grandi aperture, con isocrone da 8 minuti, quindi praticamente doppia rispetto alla immediata prossimità, con strategie rivolte al medio-lungo termine, dove gli investimenti iniziali poi possono rimanere nella fossa del negativo anche un paio d'anni per singola unità di negozio, e quindi non è una conquista del consumatore in termini scelta tra supermercato e discount, ma è una guerra per la conquista di quote, è una guerra finanziaria. Però è altrettanto vero, caro Federico, che l'ultima slide ci spiega in maniera chiara che la visione del discounter è netta. Cioè, se il discounter, dove sul latte, che dove vuole fare la battaglia del prezzo, lo compra straniero, principalmente in Germania, si posiziona su prezzi al pubblico spesso sotto costo, per chi, per gli addetti ai lavori come noi, sanno che queste cose funzionano così in alcune categorie, il latte è di quelle, però poi vediamo le DOP che sono prevalenti nella loro ponderata, vediamo che prodotti organic, free from, anche quelli sono in prevalenza, in ponderata rispetto al supermercato. Hanno le idee chiare, anche sui formaggi. Quindi il problema della DO, a mio parere, poi ti ascolterò, è un problema di filosofia. Cioè l'associazionismo, la forza dell'imprenditore, l'unione fa la forza, sì, ma quando siamo tanti non si ragiona a lungo termine. E questo si vede nei dati, perché il discount sta portando via quote a chi non ha visione. Questa è la mia opinione, non so cosa dici te. Va bene. Sei stato un po' aggressivo sul finale, però, va bene. Comunque, per essere, capito, per rincarare la dose, no? Allora, parto da un punto che non c'entra niente, ma poi arriviamo alla questione. Allora, i punti vendita, e diceva bene Alessandro prima, non sono solo in crescita, ma aumenta anche il numero. Quindi stanno, come dire, occupando spazi. E quando occupano spazi, visto che, come hai detto bene tu, hanno un sacco di soldi, non prendono il negozio sfitto da 100 metri quadri, ma già che ci sono, prendono una ex fabbrica, un ettaro di roba, ci fanno metà parco al comune che è contento con gli oneri di urbanizzazione, almeno due rotonde, perché le rotonde, ricorda che non si vengano più a nessuno, quindi due belle rotonde, e soprattutto ci mettono 100 posti di parcheggio. Quando tu metti il parcheggio e apri in centro città, hai praticamente preso tutte le possibili isocrone, perché hai preso le isocrone verticali di chi è prossimo e di chi si muove a piedi e chi magari si deve muovere. Quindi è un negozio concepito per attirare clienti anche nella primissima cinta della città, che però è in centro città, quindi attira ed è comodo.
Quindi questo è un punto legato alla struttura, all'approccio, alla strategia, che sta ovviamente facilitando moltissimo lo sviluppo. Secondo, che non è secondo me irrilevante, mentre i supermercati e i clienti sono cresciuti insieme, il discount è arrivato dopo, i clienti si sono dovuti adattare ai discount. Noi questo non ce lo dobbiamo scordare mai. Mentre il cliente e il supermercato vanno di pari passo e sono diventati ridondanti negli assortimenti, perché hai il cliente un po' annoiato, gli devi sempre offrire un po' di cose nuove, devi sempre... Il discount ha iniziato, ricordiamoci che si studiava una volta l'hard discount, poi c'è stato il soft discount, adesso parliamo di supermercati discount, no? Cioè, è un'evoluzione storica. Aprivano scaffali, rack, tutto a cartoni, aperti, molto hard, e tu dovevi praticamente prendere quello che c'era. Quindi l'esigenza dell'assortimento esteso non c'è, perché il cliente si è adattato, e ci sono delle piccole crescite dove adesso ci sono le diverse tendenze. Terzo punto, il discount, partendo da un prezzo euro litro, prezzo euro chilo molto più basso del supermercato, è riuscito a scaricare l'inflazione meglio, mantenendo il vantaggio di prezzo. Per cui, quando adesso vado a memoria, ma nella slide mi sembra di aver visto che c'era l'inflazione al 5,8 dei discount, mentre invece nei supermercati sono al 3,5. Si confermo, è così. Prego? E confermo, abbiamo parlato anche nella prima riunione con AIRAI. Esatto, cioè partendo da un punto prezzo più basso, loro hanno scaricato l'inflazione, hanno avuto meno problemi di listino, lasciami dire, e in quel modo hanno comunque potuto dimostrare di essere più convenienti. Quindi il cliente si è trovato sì con dei rincari, però dice, vabbè, ma se vado da un'altra parte sono comunque più cari. Quarto punto, e anche questo non è banale, si è parlato nell'ultima slide, quindi chiudo il discorso dall'ultima slide dalla quale tu hai iniziato a fare le riflessioni. Loro hanno una visione chiara e hanno una visione sul DOP, però i prodotti non sono più prodotti non buoni o prodotti raffazzonati, sono prodotti di qualità. Un elemento che però non si può evidenziare, ma si può fare qualche ragionamento sul fatturato rispetto ai volumi, eccetera. Il discount lavora, adesso uso questa parola che ultimamente è stata un po' vituperata perché viene usata molto male, usa molto la parte di sgrammatura. Tu ti ricorderai che quando siamo andati all'inaugurazione di una nota azienda tedesca, no, che ha aperto il suo primo punto vendita a Castellanza, ci hanno regalato uno shopper con dentro dei prodotti, erano tutti prodotti di alta qualità, e c'era nel formaggio, me lo ricordo bene, un pecorino di Pienza stravecchio, stagione, molto buono. Certo, erano 85 grammi, 95, cioè era... È chiaro che se io posso offrire un prodotto di qualità, ma te lo metto al banco a un punto di battuta che è 1,90 euro, 2,10 euro, e la quantità, tu sei un cliente abituato, non ci fai tanto caso. È chiaro che se vai a prendere una confezione della torta di noci da Esselunga a 14 euro al chilo e ti danno la mattonellina da mezzo chilo, cioè tu devi accettare di pagare 6-7 euro. Quindi capite che il concetto di qualità applicato a una grammatura inferiore ha consentito di proseguire in questa strategia di riqualificazione dell'assortimento, però mantenendo il punto di battuta basso a dispetto dell'aumento dei listini. Certo che devi accettare di mangiare poco. Non mi stupirei, non l'abbiamo mai fatta un'analisi del genere, non mi stupirei se andando in un discount scoprissimo che sono pochi, molto pochi, i prodotti con la buccia spessa e alta, quelli molto duri, che aumenta lo spessore e quindi aumenta il peso di quanto tu non ti mangi. Ultimissima nota di colore, perché è molto circolare questa riflessione, ultimamente abbiamo iniziato a vedere la pubblicità dei famosi DOP duri, più famosi d'Italia, che dicono e la buccia la puoi anche mangiare, non si butta via niente. Prima era considerata non edibile.
adesso si grattugia, si mette sulla piastra e si mangia. Lo faceva mia nonna, lo faceva, perché dovendo tu pagare quella cifra, aumentando i prezzi, mangiati anche la buccia, così non butti via niente. Cioè, sono piccoli passaggi, ma bisogna veramente farci attenzione a queste cose. Ecco, io ho concluso, erano questi 4-5 punti. Grazie. Matteo, un commento. Federico, credo abbia messo insieme un cocktail esplosivo di quello che è effettivamente la velocità, la snellezza, l'intelligenza e la visione, come dicevi prima Andrea, della visione del discount, con idee estremamente chiare, ma soprattutto portatori di innovazione. Il tema, Alessandro ha proiettato una slide prima del percepito sulla base di interviste, no, fatte al consumatore, in qualche modo di un'esperienzialità che viene vissuta e come viene costruita questa esperienzialità dal retailer o comunque dal discounter, che offre al proprio cliente un momento anche appagante. Sono stati, ed è l'assortimento, lo vediamo andando a fare uno store check nel primo punto vendita con 100 parcheggi comodi fronte, non fronte mare ovviamente, ma fronte entrata, quanto sia tutelata, quanto sia promossa la tipicità, la golosità e un assortimento in qualche modo di interesse rispetto al retailer più tradizionale, che vede magari ancora nella pressione promozionale oggi sempre più complicata da mantenere al consumatore, quindi una promessa, una proposta commerciale più complicata, che invoglia magari anche meno e dà meno opportunità. Anche perché da frequentatore anche di discount mi sono ritrovato in alcune delle promesse che il discount offre al consumatore quando apre, quando entra all'interno dello spazio di vendita. Mi trovo d'accordo con il tema legato al posizionamento di prezzo, ma se andiamo a leggere veramente l'euro chilo di quei prodotti e alla sgrammatura poi che hanno questi prodotti, troviamo sicuramente dei posizionamenti più corretti, e qua parlo in veste di piccolo, in questo caso produttore di formaggi DOP, che offre l'opportunità di dare il giusto valore alle cose. Il pecorino stravecchio di Pienza, 85 grammi, è probabilmente il formato corretto, perché rende quel prodotto anche desiderabile, riacquistabile sicuramente, e gli dà valore. Non ti saresti mai comprato mezzo chilo di pecorino stravecchio di Pienza. In quel momento lì hai regalato al consumatore un valore aggiunto incredibile, incredibile, che probabilmente al banco gastronomia di un super più tradizionale, che la frase tipica è: cosa le do quello in promo? Ma di cosa? Del formaggio coi buchi? Ma perché lo stravecchio di Pienza neanche lo avrai, perché avrai un pecorino, avrai un grana, un parmigiano se sei fortunato, non parliamo di stagionature, non parliamo di allevamento, non parliamo di qualità percepito. Vai in un punto vendita, chiamiamo un discount di prossimità, e ti fermi davanti a questo murale, puoi scegliere la stagionatura del parmigiano, puoi scegliere, non è questo il tema, ma posso scegliere l'affinamento del salume, del crudo, però diciamo che sono famiglie che, e categorie che convivono per propria natura, sono stati bravi a dare uno stacco incredibile facendo quello che è il consumatore, quindi tutti noi cerchiamo, stare bene. E questo è forse il tema più interessante. Ecco, dal Matteo, voi di Inalpi, come avete aggiornato il concetto della relazione col cliente misurando questa evoluzione del discount? Sicuramente il tema, intanto Inalpi è una realtà, qua non parte il momento marchettaro ovviamente, ma è una constatazione oggettiva. Noi Inalpi lavora quasi il 30% del latte prodotto in Piemonte, e entro l'inizio del 2023 arriverà al 50% di latte crudo in lavorazione, che viene poi trasformato lato industria in polvere di latte per la multinazionale del dolciario, burro da lavorazione, quindi laminato, burro chiarificato, prodotti, ingredienti, e dall'altra parte mondo retail. Siamo oggi leader a volume di come produttori italiani di formaggi fusi in fette, quindi siamo co-packer delle più importanti realtà italiane della distribuzione organizzata e il mondo dei discount. Copriamo diverse categorie, quindi nei freschi, sugli yogurt,
più recentemente siamo degli ignobili, dei lillipuziani rispetto ai grandi competitor italiani, abbiamo il vantaggio di essere snelli e il fatto di non essere farraginosi a livello organizzativo, quindi e di poter non caricare una struttura di costo così comune magari alla più nota industria di marca, ci dà un vantaggio sicuramente competitivo, senza però rinunciare effettivamente alla qualità di base del prodotto stesso. Quindi il nostro modello d'acquisto del latte, che è un unicum a livello italiano, quindi con un'indicizzazione del prezzo, va a remunerare in maniera più equa l'acquisto del latte alla stalla, e quindi il nostro prodotto rimane, in qualunque sia la sua categoria di appartenenza, rimane ben posizionato sicuramente in una fascia più alta, ma con facilità anche di adattamento. Parliamo di flavoring, parliamo di grammatura, parliamo di intuizioni per poter andare a innovare anche le categorie. Alessandro ha mostrato prima l'ottima performance dei formaggi naturali affettati. Noi presidiamo i fusi in fette. Quattro buoni sicuro, abbiamo assistito a una cannibalizzazione da parte dei formaggi naturali verso i formaggi fusi. Siamo però orgogliosi che con una pulitura, o meglio un riposizionamento marchio nostro e marchio del nostro cliente, con un'offerta di ricetta più pulita, più italiana, più trasparente anche, possiamo dirlo, questa quota ha tenuto botta. E quindi l'approccio del formaggio naturale in fette è andato a cannibalizzare qualche cos'altro. E lì andiamo nel mondo, abbiamo visto sicuramente i dati del take away piuttosto che del banco gastronomia. Bene, allora Giuseppe, abbiamo 5-6 minuti, se ci puoi spiegare il mondo del dairy, quindi di tutte queste grandi aziende, come si sono comportate a livello finanziario, qual è stato il loro trend degli ultimi anni, per capire anche cosa succederà un domani con le tensioni che si stanno vivendo sia nelle materie prime sia nei derivati degli idrocarburi e quindi anche sull'energia. Bene. Allora, noi abbiamo analizzato e siamo partiti anche noi dal fatturato, che è stato ben sviscerato qui dagli altri ottimi interventi e presentazioni. Siamo andati anche a guardare però quelli che sono i costi di queste aziende di produzione di formaggi e derivati del latte e anche poi tutte le altre caratteristiche economiche e finanziarie. Adesso vi condivido lo schermo. Ditemi se vedete le slide. Eccoci. Vai. Perfetto. Ok, quindi diciamo, piccola premessa, abbiamo analizzato il settore. Mettilo in condivisione completa? C'è già. Sì, ok. Vai. Ok, abbiamo analizzato tutte le aziende che rientrano nel codice Istat di produzione di formaggi e di altri derivati del latte, sono 800 aziende, sviluppano nel 2020, perché per noi gli ultimi bilanci sono il 2020, un fatturato di circa 11 miliardi e 300 milioni e quindi molto simile al dato che abbiamo visto prima dalla presentazione di Alessandro sulle vendite del settore. Siamo andati a vedere innanzitutto la concentrazione, quindi quanto è concentrato il settore. Vediamo che le prime 10 aziende su circa 800 fatturano un terzo del fatturato, le prime 20 il 43%, le prime 60 il 60% del fatturato. Che cosa ci dice questo? Ci dice che è un settore che ha una media concentrazione. Ci sono settori, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, che hanno maggiori concentrazioni, come quella della birra e della produzione di olio. Differenziazione fra numerosità di aziende per fascia di fatturato e fatturato. Allora, vediamo che le aziende più piccole, 0-10 milioni, sono i 2/3 del totale, ma fatturano soltanto il 16%. Le aziende da 10 a 50 milioni sono il 20% del totale, il 21%, ma fatturano il 31%, quindi questo è tipico della concentrazione. Le aziende 50-100 milioni di fatturato sono solo il 3% delle 800 che abbiamo trovato, ma fatturano
il 13% del fatturato, le aziende più grandi, quelle sopra i 100 milioni di fatturato, come ad esempio Inalpi, fatturano il 40%, quindi sono le più grandi che si portano via la maggior parte delle vendite. Parliamo di crescita, come dicevi tu, siamo andati a confrontare dai numeri di bilancio la crescita nel 2020 e nel 2019 e qui abbiamo, questi sono dati medi per cluster e per totale, abbiamo la prima sorpresa, cioè nel 2020 le medie dei fatturati sono diminuite nel settore, mentre invece nel 2019 erano aumentate e quindi meno 2,5% in media il fatturato 2020 più 3,98% in media nel 2019 rispetto all'anno precedente. Se guardiamo la differenziazione per cluster di azienda, quindi per dimensione, vediamo che in questo settore le più piccole sono quelle penalizzate, cioè fra 0 e 10 milioni di fatturati, quando il mercato, diciamo, va giù, vanno in flessione, quando il mercato cresce, crescono di meno rispetto alle aziende più grandi. Quindi questo è un primo dato che mi ha acceso una lampadina come analista finanziario. Seconda cosa, quanto guadagnano le aziende che producono formaggi? Allora, questo è il profit margin, cioè l'ultima riga del conto economico, quindi fatturato meno tutti i costi di gestione, quindi è l'utile rapporto al fatturato, quindi diciamo è l'ultima linea. Allora, qui il dato medio è dello 0,5-0,6% a seconda dell'annualità che siamo andati a prendere in considerazione, che è un dato abbastanza basso. Vediamo che questo dato cresce al crescere delle dimensioni aziendali. Quindi diciamo abbiamo quasi che le aziende più grandi guadagnano dalle 3 alle 4 volte di più delle aziende più piccole. Che cosa vediamo se osserviamo il trend? Anche qui vediamo una particolarità, cioè le aziende più grandi hanno migliorato molto la profittabilità nel 2020, quindi hanno saputo approfittare dei maggiori consumi attraverso grande distribuzione e discount legati alla pandemia, mentre invece le piccoline sono quelle che hanno sofferto. Le più piccole addirittura hanno perso redditività, le medio-piccole hanno avuto un micro incremento, diciamo, mentre invece le grandi hanno proprio quasi aumentato del 50% o del 100% la propria profittabilità nell'anno della pandemia. Come si arriva a questa profittabilità e che differenze ci sono in termini di guadagni fra aziende piccole e medie e medio-grandi? Allora, abbiamo visto che questo è un conto economico molto sintetico, quindi si parte dal fatturato, cioè si toglie il costo delle materie prime, si arriva al primo margine, si tolgono i costi operativi che sono le spese per servizi, i costi di personale, gli ammortamenti e si arriva all'EBIT, si tolgono i costi della gestione extra catalistica, in particolare gli interessi passivi pagati alle banche e alle imposte e si arriva al profitto che abbiamo visto prima. Allora, lasciamo perdere il dato generale che come al solito è meno importante rispetto a una clusterizzazione per fascia dimensionale. Vediamo che, come dicevamo, le piccoline guadagnano anche un terzo rispetto alle grandi. Come avviene questo e perché? Allora, non è tanto un ragionamento in termini di incidenza delle materie prime, perché molto probabilmente le aziende più piccole fanno prodotti di nicchia a maggior valore aggiunto, quindi riescono ad avere un maggior primo margine, vedete, 27% rispetto alle altre aziende. Quindi da dove deriva questa maggiore profittabilità delle aziende più grandi? Deriva dal fatto che, essendo più grandi, sono più efficienti, spalmano meglio i costi fissi, i costi di struttura, e poi, essendo più grandi, hanno un maggior peso di mercato, ad esempio sul sistema bancario, beneficiano di minori tassi di interesse, lo andiamo a vedere esattamente da quest'ultima penultima linea, dove diciamo le più grandi hanno una componente finanziaria e fiscale che è la metà rispetto a quella delle aziende più piccole, dove qui la grossa incidenza è quella, diciamo, la differenza è data dalla componente finanziaria. Quindi sostanzialmente non vi è differenziazione in termini di incidenza del costo delle materie prime, ma la differenziazione sta nella maggiore snellezza operativa. Cosa siamo anche andati a vedere? Siamo andati a vedere anche il fabbisogno di capitale, che è l'altro elemento importante a livello finanziario, cioè di quanti investimenti hanno bisogno le aziende e di quanto circolante hanno bisogno, quindi rotazione del magazzino, tempi di incasso dalla clientela e tempi di pagamento dei fornitori. Qui vediamo che il settore mediamente fa ruotare il capitale investito, quindi gli immobilizzi, il circolante, eccetera,
1.16 volte rispetto al fatturato, cioè il fatturato è 1.16 volte il capitale investito, il che indica che il settore è un settore efficiente, dove la media dell'industria italiana è pari a 1. Quindi un settore abbastanza... Giuseppe, riassumilo un po' di più questo passaggio, tanto poi il testo sarà nel libro e lo vedremo nel manuale che sarà poi disponibile per tutti. Ok, la particolarità del settore sostanzialmente è che non c'è una linearità fra le dimensioni aziendali e l'efficienza, cioè mentre come redditività più sei grande più fai reddito in questo settore, non è vero che più sei grande più sei efficiente, perché c'è una differente combinazione fra quantità di investimenti di cui il settore ha bisogno, e vediamo che più le aziende crescono più fanno investimenti, mentre invece il circolante è esattamente il contrario, cioè più sono grandi più sono efficienti, quindi la differenza sta nei tempi di incasso, cioè più sono grandi più hanno potere di mercato più incassano velocemente, mentre invece come rotazione nei magazzini sono più brave le aziende più piccoline, il che può anche dipendere dal tipo di prodotto fresco stagionato, chiaramente. Redditività dei capitali è frutto delle cose che abbiamo visto fino adesso, cioè la redditività dei capitali dipende da quanto profitti fai e da quanto capitale hai bisogno, e quindi qui un po' ricalca quello che abbiamo visto prima, le aziende di grandi dimensioni sono le aziende che guadagnano di più anche in termini di redditività sui capitali investiti, e sono le aziende che nel 2020 hanno avuto un salto positivo, quindi una crescita, a differenza delle più piccole che hanno avuto invece una contrazione. A livello di terza cosa che siamo andati a vedere è la sostenibilità finanziaria del comparto. Qui che cosa vediamo? Il primo grafico è sufficiente. Le aziende più sono grandi, più sono capitalizzate, meno sono indebitate a breve termine e più velocemente pagano i fornitori. Quindi questo è invece estremamente lineare rispetto alle dimensioni e segue un po' quello che accade con la marginalità. Quindi le dimensioni da questo punto di vista contano. Ultima cosa, siamo andati a chiederci quanto influirà la crescita del costo dell'energia nel 2022 sui bilanci delle aziende, e quindi partendo da quanto pesa il costo dell'energia nel settore dairy, abbiamo trovato 5 aziende fra le più grandi che esplicitano questo costo, perché è un settore che non ha una grande disclosure da questo punto di vista, quindi le informazioni si tengono per se stessi, e mediamente il costo dell'energia ha un peso sul fatturato di circa l'1,9%, un po' più basso rispetto ad altri settori che abbiamo visto nel passato. Che cosa vuol dire 1,9%? Beh, è un importo rilevante, perché come abbiamo visto prima, in media il profitto di queste aziende va dallo 0,5%, 0,4% del fatturato fino all'1,6%, quindi un costo di questa un'entità dell'1,9% con aumenti significativi può andare a mettere in crisi delle aziende. Quindi io poi vi metterò a disposizione queste slide, sono a disposizione per domande, però visti anche i tempi ristretti direi che possiamo concludere così, se non avete... Grazie. Grazie Giuseppe, ricordo a tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando che la relazione di Giuseppe Di Napoli sarà disponibile nel nostro libro, che verrà regalata ai buyer della grande distribuzione, ai dirigenti della grande distribuzione, ai partecipanti, alle aziende che sono interessate. Il dottor Di Napoli è disponibile per approfondimenti. La prima parte del Cibus Lab dedicato al dairy si interrompe, ci sarà... Io intanto ringrazio Matteo Torchio, ospite presente con me, che ringrazio moltissimo, Gruppo Inalpi, azienda che protagonista qua a Cibus, è ottimo player del mercato, l'abbiamo ascoltato. Ringrazio Alessandro Poli di Airai, brillante analista che ci ha dato veramente una visione particolare e originale dei dati. Ringrazio Gabriele Conigliaro di Istituto Piepoli sempre nostro partner puntualissimo e devo dire originalissimo nelle sue ricerche. Grazie a Federico Cimini, consulente strategico in grande distribuzione, grande esperto di grande distribuzione. Grazie a Giuseppe Di Napoli, analista finanziario di Numeri di Valore, sempre illuminante in analisi poco conosciute, ma che invece dovrebbero essere sempre più approfondite dai più, soprattutto in questo periodo. Ci diamo 2 minuti e poi saremo qui live con un nutrito gruppo di players del mercato
per continuare la nostra discussione. A più tardi, 2 minuti, ci rivediamo. Arrivederci. Scusatemi, era il bello della diretta, siamo sempre in diretta dalla Fiera Cibus, eccoci alla seconda parte del nostro Cibus Lab, abbiamo appena ascoltato le relazioni di Istituto Piepoli e di AIRAI relativamente ai dati di mercato, abbiamo approfondito molti temi, adesso c'è un nutrito gruppo di managers del mondo del dairy con i quali approfondiremo ancora i temi caldi della fiera, ma in generale del mercato, per comprendere meglio quello che poi i numeri ci hanno un po' raccontato. Io partirei un po' dalla fine. Dottor Auricchio, nelle analisi che abbiamo visto e che adesso noi vi riassumiamo brevemente, un analista finanziario, il dottor Di Napoli, ci riportava un dato. Il dato era il seguente. I margini medi della categoria del dairy vanno da 0,6 a 1,6 e il costo medio energetico è 1,9. Che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi mesi e quali sono i vostri timori? Eccoci. Il bello della diretta. No, innanzitutto condivido il dato nel senso che ritorna più o meno a quelle che sono le percentuali cui siamo abituati, in effetti il costo, non siamo riconosciuti come energivore, come industria energivora. Scusate, ecco, allora intanto non so se si è sentito, ma mi ritrovo nei dati esposti da Andrea, e assolutamente in realtà non siamo riconosciuti come industria energivora, però è assolutamente chiaro e palese quanta energia a livello di calorie di frigorie siano necessarie per tutta la nostra filiera, non solo in quanto trasformatori, ma lungo tutta la filiera, e questa crescita in particolare del costo del gas, ma anche dell'energia elettrica, è stata veramente esponenziale e sta portando soprattutto chi lavora col freschissimo ad avere grandi difficoltà, in particolare perché, avendo coinvolto tutta la filiera, anche a monte molti operatori si sono trovati a reagire ribaltando in aumenti di prezzi, portando quello che effettivamente è una contrazione delle marginalità a cui siamo abituati.
Bene, uno dei temi salienti della prima parte della trasmissione era quella della grande crescita del discount. Istituto Piepoli ha rilevato che il consumatore finale non vede una differenza qualitativa nel 65% dei casi tra i discount e i supermercati. Come vedete voi, dottor Tanzi, questo fenomeno? Buongiorno a tutti. Sicuramente il mercato dei discount negli ultimi anni in Italia ha visto una crescita esponenziale, specialmente in alcune zone. Mi riferisco particolarmente all'area 4, dove comunque questo tipo di store format è riuscito a sostituire pienamente, complice anche la pandemia, quello che era prima l'acquisto che veniva fatto sui retailer classici. Hanno aumentato i loro assortimenti, hanno portato sugli scaffali prodotti di qualità che consentissero appunto anche a chi non li frequentava di vederli con un occhio diverso, e quindi hanno raggiunto un grado di diffusione molto importante. Poi va anche segnalato quanto abbiano cambiato in maniera significativa anche la loro struttura, quindi sono diventati anche punti vendita che hanno un appeal molto maggiore, quindi richiamano, hanno il forno, hanno la possibilità di dare prodotti comunque di tutte le categorie con una scelta più importante rispetto a prima, e quindi penso che per il canale discount, che ormai va vissuto direi a quasi a tutti gli effetti come un supermercato, perché poi di questo stiamo parlando, possa avere quelle potenzialità in Italia che hanno frenato la loro crescita e il loro sviluppo rispetto alla media europea negli ultimi anni. Senta, invece mi rivolgo a lei. Qual è il sentiment che si è respirato in questi giorni in fiera? Cioè avete nel dialogo con i buyer, il tema prezzi era un tema che preoccupava più il retail o voi? Diciamo che c'è una grande consapevolezza della situazione in cui ci troviamo, senza precedenti direi negli ultimi decenni, quindi la consapevolezza è su tutti gli attori della filiera, da chi produce, da chi come noi vendi, distributori e quant'altro. Ho respirato in questi giorni di fiera, noi come Parmalat, Gruppo Lactalis, ci siamo incentrati sul mondo del food service, che grazie al cielo quest'anno sta ritornando a vivere, e ho visto un grande entusiasmo da parte di tutti. È stato molto, molto maggiore, diciamo così, questo entusiasmo per tornare a fare business fondamentalmente, no? Rispetto a quello che abbiamo vissuto in questi due anni, e tenendo sempre conto naturalmente di quello che è questa spada di Damocle che dobbiamo affrontare, insomma, quella dei prezzi. Il buyer della grande distribuzione si sta domandando dove sta il limite della comprensione dei costi. In mezzo c'è di tutto, nel vostro mondo si parla di materia prima, grande problema di materia prima, enorme. Sembra addirittura, parlavo con un responsabile acquisti importante del mondo discount pochi giorni fa, mi disse, abbiamo sempre comprato in Germania bene, adesso sono i tedeschi che stanno comprando da noi il latte, ma è vera questa cosa? Diciamo che è una situazione talmente variabile, paradossalmente da inizio anno le cose, soprattutto parlando di latte italiano, i nostri brand, grazie al cielo, vivono di latte italiano, i nostri marchi, i nostri prodotti, la situazione è cambiata in maniera esponenziale. Diciamo che cambia la situazione a seconda del periodo storico, ci sono dei periodi storici in cui ovviamente il latte estero può avere una maggiore convenienza rispetto ad altri. Diciamo che è una situazione su cui dobbiamo interfacciarci tutti, soprattutto ricordando che l'Italia è un paese di fatto importatore, cioè quello che produce in termini di latte non è sufficiente, e i colleghi lo sanno bene, per tutto quello che produciamo, quindi inevitabilmente noi dobbiamo anche ricorrere a quello che è l'estero, assolutamente. Ecco, questo è un tema che nei nostri Cibus Lab esce fuori piuttosto spesso, e devo dire un po' quello, il tema delle quote latte ce lo ricordiamo un po' tutti, e oggi esce fuori come un fantasma e si muove sul terreno insieme a quello dell'energia, diciamo anche quello, ci ritroviamo, chi come voi è sul mercato oggi si ritrova a essere depotenziato relativamente a scelte che non dipendono dal mercato, ma che di fatto gli stanno complicando la vita. Riporto un'intervista del buyer di Metro Amburgo qualche giorno fa, no, non è Amburgo, ma è Metro AG, di qualche giorno fa, il quale disse: voi italiani dovete stare attenti, perché dovete capire che non siete gli unici e che
ci sono anche altri paesi che producono quello che producete voi, e quindi la vostra lamentela sui costi potrebbe anche esservi fatale. Dottor Tanzi, come possiamo, il mercato italiano, la produzione italiana, che si è sempre difesa molto bene da sola, come può reagire in una situazione così delicata? Indubbiamente viviamo la tempesta perfetta, quindi complice la pandemia, complice quello che tutti purtroppo stiamo vedendo in questi giorni, sono modificati parecchio tanti equilibri. Quindi al di là di tutti quelli che sono i costi sussidiari di materie prime, di costi di materie di imballaggio energetici che vedevamo anche prima, sicuramente quello del latte è un tema importantissimo. L'Italia deve stare molto attenta in questa fase, soprattutto a mantenere l'alto livello qualitativo che da sempre contraddistingue i propri prodotti, cercando comunque di rimanere in una logica, diciamo, comune a quella degli altri paesi, quindi senza uscire da questo tipo di trend di crescita e di sviluppo, però mantenere i nervi saldi e cercando comunque di portare sempre avanti l'italianità, che è fondamentale per i nostri prodotti. Quali sono i mercati dove il parmigiano reggiano sta crescendo in maniera più significativa e soprattutto come si approcciano quei mercati, conoscendo anche le difficoltà che si hanno nel momento in cui ci si relaziona anche con delle imitazioni, con dei me too che portano, come dire, all'Italian sounding in un livello deprezzato rispetto al valore della filiera a che noi attribuiamo al prodotto? Lato nostro abbiamo la grandissima fortuna perché andare a vendere prodotti come quelli che abbiamo nella nostra gamma Parma Reggio e Agrifon, quindi parmigiano reggiano, grana padano, piuttosto che asiago, piuttosto che piave, che ci vengono conferiti da dei nostri soci, è un onore, una fortuna. Per contro, da anni viviamo con questa bolla, diciamo, di merce che non appartiene appunto alla DOP, ma che viene commercializzata come tale. Quindi da un lato è un limite enorme, ma io dico sempre, soprattutto ai miei colleghi che operano all'estero, che è anche una grandissima opportunità, perché vuol dire che nel giorno in cui non riusciremo a scardinare questo Italian sounding, fra virgolette, tarocco, passatemi il termine, avremo di fronte a uno scenario competitivo molto diverso, quindi con delle potenzialità enormi. Vorrei ricordare comunque che le cose stanno lentamente cambiando, e l'avvento della pandemia che ha portato i consumatori, comunque il cliente finale, a volersi autogratificare meglio anche attraverso il consumo domestico, ad avere dei dati di export che sono cresciuti in maniera significativa, per cui se per conto possiamo avere delle sofferenze nel mercato domestico a livello di volumi, questi vengono recuperati abbondantemente con i consumi esteri che stanno cominciando ad avere un peso sul totale importante. Dottor Molinario, senta, lei si occupa di imballaggi e questo è un altro tema caldissimo, nel senso che c'è di tutto, non si trovano, quando si trovano finiscono presto, i prezzi cambiano tutte le settimane. Ci può raccontare cosa sta succedendo in questo mercato? Innanzitutto la ringrazio per avermi invitato. Noi siamo una grande azienda globale che produce soluzioni di packaging non solo per il dairy, ma per altre applicazioni, poi ne parleremo eventualmente. Sulla questione prezzi, diciamo che la situazione è cambiata drammaticamente con il Covid, con la difficoltà della supply chain a livello globale, per cui noi ci eravamo abituati a comprare materie prime o film finiti da altri continenti senza nessun problema, guardando solo al costo. E invece tutto ciò è cambiato velocemente. L'Europa non si è attrezzata adeguatamente per avere fonti di produzione di materie prime plastiche adeguate, i grandi investimenti sono stati fatti fuori Europa, per cui adesso c'è una rincorsa a recuperare questo periodo. Quali questo sono momento. I principali paesi i principali paesi dove si produce la materia prima e dove si produce il petrolio sostanzialmente, sì, la fonte fossile, sono i paesi del Middle East, sicuramente la Russia, e oggi diventa un problema molto, veramente serio quando si parla di interrompere la fornitura di gas o di petrolio, significa bloccare le raffinerie dell'est Europa sostanzialmente, che sono grandi produttori, e negli ultimi anni anche la Russia è diventata una grande esportatrice di materie prime sul mercato europeo di materie plastiche, non solo per il flexible packaging ma anche per tutte l'automotive, anche le altre industrie, e questo comporta sicuramente un impatto notevole. E poi l'altra grande produttore è il Nord America con le sue lavorazioni. L'Europa è rimasta sempre negli ultimi anni a
delocalizzato la produzione, i grandi impianti sono stati venduti ad aziende, diciamo, del Middle East, per cui questa difficoltà si sente adesso molto forte, in combinazione anche a un altro fattore molto importante di cui bisogna parlare, che è la sostenibilità, perché la globalizzazione oggi è stata sostituita dalla sostenibilità. E la sostenibilità è un fattore che sta arrivando in maniera preponderante, perché è una questione di costi. Ci sono due, diciamo, driver principali. Uno è il consumatore, che non vuole più vedere scarti di plastica, inquinamento, anche se noi sappiamo benissimo che il packaging flessibile è il modo più efficace per imballare un prodotto e per proteggerlo nella sua shelf life. L'altra parte molto importante è la parte dei governi e governativa, dove vediamo che c'è una richiesta importante di tassazione sulla plastica, perché si vuole risolvere il problema della circolarità. Diciamo, negli ultimi 5-6 anni questa cosa è cresciuta, sta crescendo in maniera esponenziale. Avuto il primo segnale 5 anni fa, quando la Cina ha fatto il bando dell'esportazione degli scarti di plastica nel loro paese, o quando Ellen MacArthur ci ha spiegato quanta plastica c'è negli oceani. Quindi questa consapevolezza ha creato a livello governativo delle reazioni molto forti per trovare una soluzione a questo sistema. Tutto questo comporta sicuramente un aggravio dei costi, una complessità nel recuperare la materia prima, e oggi il valore più importante è quello di assicurarsi e di lavorare con aziende che hanno la capacità di approvvigionarsi in maniera seria e continuativa. Voi come state intervenendo sul mercato per supportare le aziende che chiedono il vostro prodotto? Diciamo, noi abbiamo due strategie. Da una parte, come dicevo, noi abbiamo applicato nella nostra azienda la sostenibilità come principio iniziale di ogni cosa. Noi offriamo ai clienti finali, i nostri clienti sono dei converter, ma poi collaboriamo anche molto con gli end user, con i produttori finali e con la GDO stessa, offrendo dei servizi di redesign, dove noi proponiamo soluzioni altamente riciclabili, tipicamente in monomateriale, ma anche bio-based e biodegradable, ma anche con soluzioni innovative tipo l'utilizzo di post-consumer, sia chimico che meccanico, nel packaging. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, essendo noi una multinazionale del packaging, perché abbiamo 11 stabilimenti nei vari continenti, la casa madre è a Dubai, abbiamo delle connessioni molto importanti a livello globale, per cui abbiamo un piano di contingency che ci permette di proteggere i nostri clienti. Noi riusciamo a produrre localmente in Europa i nostri prodotti per i nostri clienti, ma garantiamo anche la possibilità, in caso di eventuali problemi, l'opportunità di avere un sourcing al di fuori dell'Europa per continuare la produzione. Abbiamo le due sfide, sostenibilità e, diciamo, contingency. Grazie. Dottor Auricchio, una domanda. Sempre nella lettura dei bilanci ci rendevamo conto del basso profitto e del costo, dell'incidenza del costo energetico, come dicevamo al principio, che era in relazione appunto al profitto rilevante. Poi mancava una parte, che è quella degli investimenti, dove le aziende ovviamente, prima di arrivare all'EBIT e al profit, pensano all'innovazione. Ascoltando quello che diceva adesso il dottor Molinaro, ma non è che un problema energetico così rilevante, che va a decuplicare quel costo in termini percentuali, possa essere una minaccia per la crescita e la ricerca della sostenibilità anche nel packaging? Cioè, esiste la difficoltà nel reperire il materiale, l'alto costo del materiale, cioè tutto questo movimento culturale e sociale che ormai ha preso piede a livello mondiale, si deve arrestare di fronte a queste difficoltà o invece bisogna insistere? Allora, innanzitutto condivido assolutamente la visione presentata dal dottore, perché è assolutamente importantissima questa doppia anima. Tutte le aziende, tutti i settori devono mantenerla, di una ricerca di innovazione verso quella che è una sostenibilità economica, sociale e anche ambientale fondamentale per il mantenimento in vita delle filiere, delle nostre aziende, delle nostre famiglie. Ma effettivamente, in un momento di inflazione, soprattutto su quelli che sono i mezzi produttivi più rilevanti, tra cui le energie, proprio si rischia, proprio come lei giustamente già vede, che si riducano quelli che sono gli investimenti appunto in innovazione, e che in un momento del genere forse è l'errore più grave che un'azienda possa fare, perché arrestare l'innovazione in un momento del genere vorrebbe dire trovarsi poi impreparati a quello che sarà lo scenario futuro, che si spera sia un futuro prossimo, in cui si ha una ripresa effettiva di quella che è l'economia nella normalità,
a cui eravamo abituati, o comunque con qualche diverso, una panoramica magari leggermente diversa, ma si ritorna a quella che è la normalità economica e mondiale, globale, e quindi non è il momento di arrestarsi nella ricerca assolutamente. Dopodiché approfitto di del suggerimento che è stato dato, a volte affrontare i temi anche della sostenibilità, e sono temi complessi, cercando di portare un messaggio con grande semplificazione, rischia di generare mostri. In questo caso io proprio mi riferisco a quella che era stata paventata, uno spauracchio sui mercati della plastic tax, che, come diceva l'assemblea di apertura anche il presidente di Federalimentare Ivano Vaccondio, sarebbe stato un colmo e un ulteriore costo addossato alle aziende, con oltretutto assolutamente scarsissima efficacia nei rispetti di quelle che sarebbe stata un'effettiva ricerca della sostenibilità. Grazie. Dottor Tanzi, senta, quando si vivono momenti come questo, il consumatore tende, e lo vedevamo anche nelle risultanze, a cercare i primi prezzi. L'industria deve assecondare il consumatore d'accordo con il retailer, oppure deve portare ancora un messaggio al consumatore, che è quella della tutela della propria cultura, dell'origine, dell'allontanamento delle minacce reali verso i criteri aspirazionali che il mondo dell'alimentare porta alla nostra cultura? Indubbiamente stiamo vivendo una fase, una dinamica nel mondo dei consumi alimentari, perché di questo stiamo parlando, molto particolare. Credo che i costi energetici, comunque tutto quello che è l'aumento, che al di là dell'industria, che per di questo abbiamo parlato, subiscono e hanno subito le famiglie, intese come quelle che conosciamo noi, quindi la famiglia classica, vadano ad erodere pesantemente il potere di acquisto, soprattutto nelle fasce, diciamo, nei ceti più disagiati. Questo fa sì che il primo prezzo sia tornato assolutamente molto importante al centro dell'attenzione, sia dei discount, che l'hanno sempre presidiato in maniera egregia, sia anche dei retailer più classici, fra virgolette, che iniziano a dedicare gamme di quel tipo. Personalmente notiamo una grande sofferenza dei prodotti cosiddetti mainstream. Abbiamo una grande crescita dei primi prezzi, ma non dimentichiamoci che questa fase di polarizzazione dei consumi deve far sì che l'azienda guardi anche, e con occhio molto attento, a quello che è, diciamo, il prodotto premium, che comunque ti dà anche la possibilità di continuare ad innovare, fare ricerca, perché con i prodotti premium più o meno sia l'industria che la distribuzione riescono a generare un reddito. Quindi attenzione ai primi prezzi, vanno presidiati, bisogna stare molto attenti a non sminuire troppo l'intera filiera, complici tutti i costi che abbiamo visto, ma comunque altresì tenere presidiato anche quello che è il mercato premium, perché è poi quello che aiuta tutti ad andare avanti. Grazie. Nella relazione che abbiamo fatto con l'Istituto Piepoli chiude sempre il suo racconto chiedendo ai consumatori, parlando di dairy, di formaggi, di latte, no, era latte e yogurt, quali erano i marchi che gli venivano in mente. Lì c'è stato un'ovazione e il marchio Parmalat ha dominato in maniera incredibile, ma con valori intorno al 50%, e secondo Granarolo col 20, era 70% due brand. Domanda: la comunicazione può ancora influire sul consumatore finale affinché questo trovi delle certezze nella tradizione e nella relazione che ha con i brand storici? Assolutamente sì, soprattutto in questa fase storica. Noi in primis, con alcuni dei nostri marchi, penso al marchio Chef, abbiamo cambiato la comunicazione in questi due anni, che è cambiato tutto, come noi tutti ben sappiamo, cercando di spingere tanto sulla leva del cucinare a casa, banalmente, no? Quindi dando in mano un'offerta di qualità al consumatore che gli permettesse di
sperimentare anche, perché no, con le innovazioni, con i nostri prodotti più mainstream, la cucina a casa che è diventato, che è tornato ad essere un trend importante. Così come la colazione. La colazione, anche se adesso sì, grazie al cielo, stiamo riaprendo tutto, quindi si torna negli uffici e quant'altro, la colazione a casa è tornata ad essere una tradizione, come era un tempo per gli italiani, e quindi è importante la comunicazione, che infatti noi stiamo facendo come marchio, per raccontare quanto è importante la colazione per i bambini, per gli adulti, per tutti, per gli apporti nutrizionali che dà, e quindi assolutamente mi ci ritrovo in pieno, ecco, nell'importanza della comunicazione in questo periodo storico. Abbiamo fatto tre dirette con AERAI in questa manifestazione dentro Cibus, ed è emerso un dato. Lo conoscevo, ma mi è stato confermato con le virgole e quindi è ormai battezzato definitivamente. I discount hanno avuto incrementi di inflazione, inflattivi, rilevanti. Nel dairy si parlava di un 8,5% contro il 3,5% dei supermercati. A fronte di ciò, l'incremento del fatturato del discount, non nel dairy, un dato generale, è del 9% contro un meno 0,5% dei supermercati. Ora il problema se di tale si tratta è perché le grandi marche comunque sono quasi, come dire, sparring partners dei formati tradizionali. Oggi le grandi marche come hanno aggiornato le relazioni tra i formati, quindi tra il discount e i supermercati tradizionali? Ma innanzitutto noi, le porto ovviamente la nostra esperienza, il discount, come detto prima dai colleghi, come anche ovviamente presentato dai RAI, oramai 18-19% di quota, sempre più shopper hanno come prima scelta l'andare al discount, mentre magari qualche anno fa era quasi il supermercato di vicinato, mi manca qualcosa, vado al discount, no, oggi sta sempre di più diventando la prima scelta, con una comunicazione incentrata sulla qualità. Basti pensare Lidl, la comunicazione, il payoff di Lidl è il supermercato numero uno d'Italia, ricordiamolo. E la grande industria di marca, soprattutto le marche leader, devono ovviamente interfacciarci con questo canale, con un'offerta ovviamente di base, fondamentalmente. Noi lo facciamo, abbiamo anche una quota discreta all'interno delle categorie dove noi competiamo. Dobbiamo seguire sempre il concetto dell'omnicanalità. Quindi il discount è una realtà importantissima, l'e-commerce, che penso sia stato trattato ampiamente, è una realtà importante, non si può più prescindere ovviamente da fare delle scelte di campo. Bisogna naturalmente, perché il consumatore sta prendendo delle scelte diverse a seconda ovviamente di tanti fattori, il reddito, la comodità, pensando all'e-commerce e quant'altro. Quindi è importante riuscire a coprire tutto fondamentalmente. Dottor Auricchio, una domanda. I giovani sono molto attenti nei loro criteri di scelta. Nella prima parte della trasmissione un dato è emerso con chiarezza. Loro sono gli sperimentatori, vogliono provare, sono curiosi, hanno giudizi e sono veramente aperti alle esperienze senza avere paura e senza essere nemmeno troppo influenzati dalle attività esteriori, come può essere anche appunto l'advertising. Che cosa fa Auricchio per dialogare con la Z Generation e affinché ci sia una nuova relazione con un consumatore molto differente, per esempio da me, che sono di mezza età? Allora, innanzitutto apro con una battuta, nel senso che per fortuna i giovani sono curiosi, un giovane informato è ancora più curioso ed è aperto a sperimentare proprio. Ovviamente in un mondo sempre più piccolo, grazie a quella che è la possibilità di spostarsi, anche il livello di informazione che un giovane riesce ad avere, banalmente tramite i mezzi tecnologici, avvicina tutte quelle che sono le società del mondo e in tutti i più disparati paesi del mondo. Per cui è portato un giovane a sperimentare sempre di più, oltretutto il ritmo di innovazione è sempre più alto e quindi siamo per fortuna abituati a dover cercare sempre di più con curiosità quello che è la novità. Dopodiché, ecco, per un brand come Auricchio, che è legato a una forte componente di tradizione, è assolutamente importante quello che noi come nuova generazione stiamo cercando di impegnarci a fare, è proprio cercare di avvicinare un prodotto della tradizione mantenendo i valori qualitativi
e anche di processo della tradizione, però verso quello che è un gusto appunto in evoluzione, sempre nuovo e così vario che in certi casi rischia appunto di essere superficiale, anche in questo caso, e per cui di farsi in qualche caso ammaliare un po' dal marketing o da slogan che vengono presentati ai mercati. Ecco, però per fortuna un consumatore che negli ultimi 2 anni di pandemia, come già prima diceva il collega, ha avuto modo di reinteressarsi e informarsi molto bene su quelle che sono le sue scelte alimentari, forse può giocare a nostro favore, a favore della tradizione italiana, del prodotto italiano, del buon prodotto italiano, per entrare nelle case anche dei giovani e delle nuove generazioni. Dottor Molinaro, lei ci ha raccontato il presente, le difficoltà del presente e le vostre soluzioni, ma i temi che voi trattate sono temi veteroscientifici, nel senso che si parla di processi industriali molto delicati. Ci può tratteggiare il futuro? Che cosa, la sostenibilità, dove arriverà? Qual è quella parte che ancora il consumatore medio o l'analista medio non conosce ancora? Allora, diciamo che innanzitutto quando si parla di sostenibilità bisogna avere bene in mente che bisogna misurare la sostenibilità, non si può solo parlare di qualcosa, bisogna avere in mente quali sono gli strumenti per misurarla. Uno di questi è l'LCA, la Life Cycle Assessment, che definisce qual è l'impatto di un prodotto, sia l'imballaggio ma anche del prodotto stesso, e questo è fondamentale nel chiarire le cose. Detto questo, quello che noi vediamo e stiamo già vedendo è un cambiamento nel sistema di packaging tradizionale con quello più innovativo. Fino ad oggi, fino agli ultimi 2-3 anni, l'obiettivo era di proteggere il prodotto, evitare il food waste, che è importantissimo, e d'altra parte era quello di ridurre comunque il consumo di plastica. Quello che è importante oggi è il fine vita dell'imballaggio. Il fine vita dell'imballaggio va gestito e va fatto nella catena del valore. Cioè, siamo tutti responsabili di questa cosa. Noi cerchiamo di fare la nostra parte dando delle soluzioni monomateriali, in polipropilene ad esempio, ma anche soluzioni innovative che in questo momento sono di nicchia ma in prospettiva cresceranno, che sono la parte bio-based e biodegradable, cioè sono degli imballaggi che una volta dismessi possono continuare ad andare nella catena del riciclato, diciamo nel compostaggio, nel compost dell'umido sostanzialmente, e ritornare poi imballaggi. Questo è il futuro. Ovviamente questa è ancora una nicchia ma crescerà. Poi vediamo anche con interesse, soprattutto per l'Italia, una parte di film sottili laminati con la carta, perché per il consumatore la carta ha una percezione molto elevata, però in questo caso per il sistema del dairy è molto delicato, perché bisogna capire di che cosa si parla, quale formaggio, un formaggio molle, un formaggio duro, un formaggio che deve respirare. Ci sono diverse diciamo, necessità dalla parte del produttore. E per questo noi con il nostro sistema del design diamo soluzioni diverse in base al tipo di formaggio che si va a imballare. Detto questo, l'altro aspetto, diciamo, chiave e complesso è la non uniformità del sistema di riciclaggio nei vari paesi europei. E noi ci aspettiamo una armonizzazione in questa direzione. Ed è il motivo per cui noi partecipiamo attivamente in diversi forum e associazioni. Io personalmente sono parte di Reciclass, ma facciamo parte di LM Carter, Alliance of Plastic Weight, Ciflex, e guardiamo anche con grande interesse agli altri paesi, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, partecipando ai loro forum per capire quali sono le direzioni da prendere per il futuro. Ecco, è importante che quando noi imballiamo un prodotto, il fine vita del prodotto sia gestito in tutti i paesi europei, non in un solo paese. Questa è la complessità e la sfida futura che noi abbiamo di fronte a noi. Grazie. Ora una carrellata finale. Dottore Auricchio, questa Fiera Cibus, mi sembra di dire, al di là del fatto di vivere il momento dell'incertezza generale che stiamo tutti condividendo, che impressione ha avuto della manifestazione, di questo abbandono praticamente definitivo ai timori del Covid? Lo dimostra l'afflusso che c'è stato. E che cosa si porta a casa e cosa si aspetta dal domani? Beh, come dicevo precedentemente, in realtà finalmente è stata una vera bella fiera, soddisfacente, e si è visto veramente in tutto il mondo, in tutti i paesi che sono riusciti ad essere presenti, e chi più o meno numeroso in questi giorni, voglia di ripresa dell'economia, anche in questo momento in cui
effettivamente siamo tutti alla finestra ad aspettare quella che è la fine di una tragica guerra che sta imperversando ancora dopo 2 mesi e mezzo nell'est Europa, per cui in casa nostra, però si ha voglia di riprendere il lavoro dopo 2 anni di fermo, dopo 2 anni in cui la pandemia ha provato i nervi saldi di tutte le persone e di tutti i tessuti industriali. Quindi no, sono decisamente molto soddisfatto, era partita sotto i migliori auspici e si è confermata assolutamente la bella fiera che è sempre stata il Cibus. Grazie. Dottor Tanzi. Sì, condivido pienamente anch'io. Abbiamo avuto un ottimo riscontro sia da parte dei clienti esteri che da parte dei clienti comunque italiani che già comunque conosciamo bene. Avevamo alcune novità da presentare, sono state accolte in maniera molto positiva, anche perché dobbiamo continuare a innovare, a fare qualcosa di nuovo per non scendere poi nella banalità e tornare al discorso di prima. Quindi il brand ha anche il compito di portare qualcosa di nuovo sui mercati per aprire nuove tipologie di consumo anche rivolte ai target più giovani. Quindi molto contenti, tantissima gente, e penso che ci sia proprio stata la voglia di tornarsi anche a incontrare in un momento, come qualcuno ha detto, tanti buyer non si fanno vedere se non gli chiede gli aumenti. No, invece sono stati tutti, direi, anche contenti di solo di un incontro, perché poi dopo il lavoro fa parte appunto della nostra vita, ognuno deve recitare il proprio ruolo, però ciò non significa che nascondersi possa essere utile. Quindi molto felice, molto soddisfatti di tutti quelli che sono venuti a trovare. Per la Talis che fiera è stata? È stata un bellissimo ritorno, come penso detto da tutti coloro che avete intervistato. Io sono rimasto colpito dall'entusiasmo soprattutto dal riverbero mediatico che c'è stato. Penso anche a LinkedIn, tantissimi post spontanei di tanti colleghi fornitori che hanno manifestato la felicità di tornare in presenza. Addirittura ho saputo di studenti universitari di alcune università che sono venuti qua in visita, insomma tanto entusiasmo che veramente ci voleva, un bel ritorno al passato, ma in grande stile, mi sento di dire. Bene, solo una chiusura, oggi finisce anche per Cibus Lab il ciclo degli incontri. È stato un ciclo lungo e quanto mai interessante, dove però sono emersi alcuni dati, e quest'ultimo incontro con i grandi manager dell'industria mi porta a una riflessione che voglio condividere con voi dopo gli incontri che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Abbiamo notato la volontà dell'industria, che si trova in battaglia accesa con il retail sul tema dei prezzi. Ricordiamo l'inflazione che sta alla fonte non è ancora quella che è arrivata al consumatore, questo l'abbiamo chiarito tutti. Nonostante questo, abbiamo compreso dalle parole dei presenti che c'è la volontà ferma a mettere la barra dritta ancora sull'innovazione, nonostante l'incremento dei costi che faranno sì di mettere in difficoltà i bilanci. Nonostante questo, la volontà chiara è quella di portare innovazione. Devo dire, io che sono sempre stato per professione un uomo del retail e mi ritrovo oggi a dialogare con tutti, devo fare un po' di critica al retail, perché in un momento del genere, lo abbiamo visto anche nell'e-commerce, questo rallentamento dell'e-commerce, quasi come se ci fosse una volontà a disinvestire in un moto che è inevitabile. Lo dico da analista che diverse volte ho scritto delle difficoltà dell'e-commerce quando gli altri ne gioivano gli esiti, a mio parere parziali. Il limite della grande distribuzione è sicuramente di tipo dimensionale, e questo fa sì che i discount, l'abbiamo notato anche oggi, che di dimensioni invece ne conoscono misure differenti, possano correre con una visione molto chiara. Ecco, mi viene da pensare che il discounter ha una visione molto più simile all'industria, ha una visione medio-lungo, e questa la va perseguendo. Dice il LinkedIn, la fiera è una fiera fisica, ma è anche virtuale. Noi che di LinkedIn siamo, non dico i re, ma insomma coloro che la maneggiano dalla mattina alla sera, abbiamo 60.000 contatti che sono legati in questo momento, che ci stanno seguendo direttamente. La volontà della comunicazione attraverso i social network diretta, e quindi non indiretta, ma dove ogni manager esprime il proprio sentimento o le proprie idee, è un moto irrefrenabile, dove ancora
la critica del social network come di una volgarizzazione della socialità e della cultura, beh, diciamo che nel nostro mondo professionale LinkedIn è invece un'evoluzione delle relazioni, che è assolutamente evidente. Quindi il Cibus Lab è figlio di questa evoluzione, tutti giovani, ora il dottor Zini sarà più vicino alla mia età, ma invece i giovani qua sono molto presenti, fanno denotare invece che il moto è irrefrenabile. Cultura, preparazione e volontà di aggredire il futuro investendo. Io ringrazio tutti gli ospiti per la loro partecipazione. Dottor Molinaro, grazie davvero per gli interventi puntuali e per le spiegazioni e per quello che ci ha spiegato relativamente alla vostra attività. Andrea Meneghini, Fiere di Parma, Cibus Lab vi salutano. Ci vediamo il prossimo mese sempre live su LinkedIn. Parleremo di salumi e avremo ancora Istituto Piepoli, AIRAI, il dottor Di Napoli di Numeri di Valore e altri ospiti di rilievo come li ho avuti oggi fisicamente, almeno per questa volta. Saluti da Andrea Meneghini da Cibus Lab.